Ciao a tutti i miei super amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video atteso da millenni. Tipo, io se non sbaglio avevo detto novembre 2016, oppure ho omesso il 2016. Vi avrei portato questo video, ovvero su The Witcher 3, finalmente consapevole, forse, di quello che ho giocato praticamente. Allora, io inizierei dall'inizio, perché questo video qua sarà lungo, perché cazzo ci ho messo un anno a farlo. E partiamo dall'inizio. Intanto qui abbiamo la maglietta, qui abbiamo i libri, li ho comprati tutti, sono 8 perché quest'anno è uscito questo spin-off. Qui abbiamo i 4 mazzi di Gwent, che magari vi farò vedere in sovraimpressione al posto di gameplay. Qui abbiamo il medaglione, qui abbiamo la maglietta e non c'è il gioco. Perché non ho il gioco? Perché vi spiego, praticamente l'anno scorso, scusate, due Games Week fa, sono andato al Games Week a preordinare Halo 5, un gioco di merda, vabbè, un gioco del cazzo. Al Games Week da 1€ mi hanno regalato, con un codice, The Witcher 3, vi ricordate? Se non ve lo ricordate, vi faccio vedere la scena. Oh. Rullo di tamburi. No, per conferma. No, aspetta. Oh! Witcher 3. Cioè, con la preordinazione delle 5 ti danno questo codice. Noi gli unici boxari alle 11 di mattina siamo stati noi sostanzialmente. Ma chi cazzo siamo? Bene. Io inizialmente ero andato lì per dire: se lo trovo a 20€ lo compro. Bene, me l'hanno regalato e mi hanno cambiato la vita, tipo. Perché era esattamente l'anno in cui era uscito, 2015. È uscito a maggio 2015. Io l'ho preso comunque ottobre 2015, gratis. Ok? Cioè, circa 5 mesi dopo l'ho avuto gratis, via codice. Bene, in circa 2 anni, quasi 2 anni, non ho giocato ad altro. Un gioco solo single player, non ho giocato ad altro. Ho avuto per fortuna e per caso e per pazzia di 1€, l'ho avuto gratis. Gratis per modo di dire, perché poi andare a comprare il medaglione, le magliette, perché ne ho due. Tutti i libri sono 8 circa, fate una media di 15€ a libro, fate un po' il calcolo. I mazzi di Gwent non li ho pagati un cazzo, però adesso le scorte sono esaurite. Li ho pagati tipo 10€ l'uno, quindi 20€, però vabbè, spedizione un po' di più. Quindi erano disponibili fino a giugno dell'anno scorso, tipo. Adesso sono completamente esauriti e sono diventati una roba molto limitata. E in più, adesso, tra l'altro, mi sto appassionando anche a The Witcher Card Game, ovvero il gioco multiplayer The Witcher, che è la cosa migliore che potessero fare per il brand sul versante multiplayer, ovvero il gioco di carte, che ha cambiato la storia del mondo. Vabbè, lasciamo perdere, hanno fatto davvero un universo, ok? Però io direi di andare con molto ordine. Andiamo con molto ordine. Perché The Witcher 3? O comunque sia la saga di The Witcher, il mondo di The Witcher, l'universo di The Witcher, perché qua si tratta di universo. Perché è così figo? Allora, premettiamo anche un'altra cosa, ovvero se si gioca alla cazzo, ovvero tipo gioco un'ora e voglio subito godere, no, non funziona così. Bisogna dare fiducia, perché all'inizio, vi dico la verità, all'inizio dicevo sì, è tutta grafica, ok, non mi prende più di tanto il mondo di gioco. Infatti i primi 2 mesi non ci ho giocato molto, perché non ero ancora nell'ottica, anche perché inizio dal terzo capitolo di una saga finale, quindi ho iniziato un po' alla cazzo. Ma dopo i primi 2 mesi che ci ho giocato un po' sì e un po' no, una volta che mi sono reso conto di cosa avevo di fronte, attorno, bene, ha scavalcato di tutti gli altri giochi miei preferiti in un secondo, ok? Quali sono gli elementi fondamentali? Geralt di Rivia è un personaggio assurdo, un protagonista, il migliore protagonista che si possa avere. Cioè, vi spiego, di solito il protagonista è anche un po' odiabile, perché è sempre quello buono, sempre quello giusto, sempre caratterizzato allo stesso modo, eccetera, eccetera. Geralt di Rivia è perfetto. Non ho mai visto un protagonista da impersonare in cui mi sono così tanto immedesimato. È davvero uno spettacolo. Cioè, non è un classico protagonista piatto del cazzo. È Geralt di Rivia. Ha 8 libri alle spalle. È un Witcher, il che significa che... adesso non so se farvi anche un po' di cultura di The Witcher, però in due parole è un mutante, quindi disprezzato dalla gente, ha dei poteri perché è stato appunto creato per uccidere i mostri, quindi con la mutazione delle erbe ha avuto delle potenti abilità tipo il fiuto,
tipo la capacità di sentire qualsiasi tipo di rumore a distanza che nessuno potrebbe sentire, tipo la facoltà di prendere gli elisir e le pozioni che la gente normale non potrebbe prendere, ha dei riflessi assurdi, ha delle spade della Madonna, insomma è un veterano assurdo. Il tutto ha un prezzo, cioè che è sterile, e per uno che va con tutte le maghe del mondo è un problema. Vabbè, è sterile, non ha praticamente sentimento, anche se in realtà non è esattamente così per lui, perché c'è una storia dietro che non mi sto a spoilerare, non voglio fare troppi spoiler in questo video, anche perché comunque si tratta di robe davvero assurde, perché molte cose le capiamo sia da qui che dalle secondarie del gioco se le fate. Cioè, la cosa bella di questo gioco, che a differenza degli altri giochi del cazzo, ti fa venire voglia di sapere cosa succede, cosa è successo, perché... Cioè, in realtà non è che ti fa venire voglia, cioè tu ci giochi e ti dici, guarda, voglio sapere questo, quest'altro. No. È una roba che è fatto talmente bene nelle secondarie, nei libri, in tutto, è fatto talmente bene che ogni elemento che ti dicono, tu dici, ah, è così, che figata, così. Non è che vai tu a cercarle, cioè, ti vengono... Sì, le vai anche a cercare, perché le missioni secondarie uno volendo può anche non fare un cazzo, eccetera, eccetera. Però è figo scoprire questa roba qua, perché è un mondo davvero figo. Appunto, gli elementi caratteristici del gioco che ti fanno immedesimare sono Geralt di Rivia, che da quel capito ha finito la sua avventura, quindi se faranno un nuovo The Witcher non ci sarà Geralt, ma io mi immagino che faranno il remake dell'1 o del 2, perché non ci credo che non fanno più The Witcher, ok? Fate il remake dell'1 e del 2, espansi in mille maniere diverse, cioè con mondi di gioco come quello del 3, free roaming, reboot proprio dell'1 e del 2, e poi il 3 magari con... cioè la stessa maniera del 3 fate, poi il 3 lo fate come remake, insomma continuate a fare uscire questi giochi perché sono una figata. Cioè tutti gli altri giochi, e io dico anche i libri, ma vabbè, perché io sono esaltato oramai, tutti gli altri giochi a livello di single player sono stati spazzati via da questo gioco per me. Non gioco ad altro da 2 anni a livello di single player, a livello così ossessivo, ok? Cioè, per almeno un bel po' di anni, finché presentano merda date come Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, così, quale cazzo è il single player che dici, beh, potrebbe rivaleggiare con The Witcher 3? Horizon Zero Dawn, ma seriamente, ma andate a cagare, vabbè, dai, lasciamo perdere. Cioè, volete mettere veramente Horizon Zero Dawn con The Witcher? Cioè, un universo di gioco, vabbè, lasciamo perdere, non mi interessa. Cioè, penso che per un bel po' di anni, finché non uscirà un nuovo The Witcher, non ci saranno storie. Comunque, al di là del protagonista, qual è il problema che fa elevare così tanto il gioco? I personaggi troppo ben caratterizzati, ok? Ma non è che sono 1, 2, 3 personaggi come succede nei giochi normali. Sono una quarantina, compresi quei dei libri che sono nelle carte di Wendt, compresi tutte le citazioni dei personaggi che non ci sono neanche nel gioco ma che conosciamo grazie ai libri, volendo. Quindi dipende anche dalla nostra volontà, il nostro interesse nel sapere il mondo di gioco. Però anche soltanto parlando di personaggi che si vedono su schermo, che ci vengono presentati da zero, perché è pensato anche per chi non ha mai letto i libri, che non ha mai giocato ai giochi, perché io all'inizio comunque ero come chi dovesse iniziare adesso, cioè senza libri, senza giochi, completamente da zero. Anzi, all'inizio dicevo, ma non mi ispira neanche come gioco, per dirvi, no? E poi sono arrivato a questo punto. Cioè, personaggi che sono... Allora, intanto sono più di 1500 personaggi unici, per dire, nel gioco, vabbè. Lì, vabbè, hanno sparato una cifra, perché magari 500 sono identici, sono tutti quegli artigiani, sono due uguali, magari uno con gli occhi blu, uno con gli occhi marroni. Vabbè, ok, hanno esagerato, 1500, però sono tantissimi, non avete idea. Anche soltanto quelli principali, saranno una trentina quelli principali. Principali, aggiungeteci quelli secondari. Secondari intendo Dijkstra, Thaler, Roach, vecchi glorie del passato che in base alle scelte che abbiamo fatto nel 2 possono riapparire o no. È un universo di gioco, 30 principali, 100 secondari, cioè è una roba assurda. È una roba assurda, quindi a livello di personaggi proprio non ci sono proprio storie. Anche Mass Effect non ci sta dentro. Vabbè, Mass Effect Andromeda non lo considero ovviamente, parlavo della trilogia. Il terzo elemento che eleva questa saga al di sopra di tutte è il mondo enorme e vivo. Cioè, è vivo. Cioè, voi andate in giro e succede una roba assurda. Andate in giro, trovate una secondaria in un foglio di carta che ve la fa fare e che vi fa scoprire che anche una secondaria così stupida può avere una scelta della Madonna. Cioè, qua tutte le secondarie, quasi tutte le missioni, principali e secondarie, ovviamente non le casse al tesoro, hanno delle scelte da fare. Le scelte di dialogo non sono scelte. Cioè, sono scelte da fare anche quelle. Però, parlando di esiti, di come finirà la missione, ci sono delle scelte. Non è un mondo bianco e nero come il Signore degli Anelli, che c'è il bene e il male. In The Witcher
è tutto grigio, come questa maglietta. Scritto grigio scuro, vabbè. È tutto grigio, ovvero non c'è la scelta giusta o sbagliata, totalmente. Voi dovete pensare come agireste voi nella vita vera. E le scelte sono tantissime. Per non parlare dei finali, cioè sono tantissimi. Tantissime scelte, tantissimi finali. C'è un mondo di roba da fare, è un mondo enorme, dico. Enorme perché? Perché sono sei mappe gigantesche, ognuna grossa come Fallout 4, caratterizzate da Dio, con una grafica sublime, ogni regione caratterizzata per una sua cosa, Skellige per le tempeste, per le montagne, per la neve, per le barche. Novigrad è caratterizzata per la città urbana, il centro, la capitale culturale, tra virgolette. C'è la città più importante, che però nasconde tutte le sue cose meschine, i ladri, le cose di corte, i piromani, i preti, i roghi, eccetera, eccetera. Velen è la terra toccata dalla guerra, cioè la terra distrutta che ospita al suo interno soltanto vagabondi, mostri, e la terra più brutta di tutte. Bianco Frutteto è la terra appena conquistata da Nilfgaard, cioè una terra che praticamente faceva schifo, ma che adesso, grazie a Nilfgaard, che rappresenterebbe i nazisti, più o meno, viene un po' civilizzata e messa sotto fisicamente. Visima è la capitale di... è la capitale... che in base al The Witcher con cui giocate appartiene o ai Regni del Nord o a Nilfgaard. Vabbè, questo è uno spoiler, ma gli spoiler ci sono in questo video, quindi The Witcher 3 è di Nilfgaard, ovviamente, corte imperiale, dove c'è Emir Van Emerys, che è un personaggio assurdo, che soltanto penso, grazie ai libri, si possa comprendere quanto è un personaggio profondo. Cioè, la pazienza non è una virtù, va imparata a coltivare, cioè non è una roba che ti nasce dentro, ma bisogna coltivare la pazienza, una delle sue frasi, vabbè. Cioè, io conosco... adesso faccio il fenomeno così che so tante cose, ma in realtà non so un cazzo, cioè, voglio dire, mi rigiocherò per la terza volta The Witcher, che sono tipo più di 100 ore di gioco, se ogni volta lo voglio giocare così bene, mi rileggerò i libri perché sono davvero fighi da leggere e voglio ancora capirli meglio, perché quando ho iniziato a leggere i libri non avevo ancora finito il gioco, per dire, neanche il gioco, figuriamoci i DLC, cioè le espansioni, che sono giochi veri e propri, Heart of Stone e Blood and Wine, cioè sono robe assurde, assurde. Stavo dicendo, Visima è la capitale di Nilfgaard, che però vabbè soltanto non è una regione, in realtà soltanto il castello di Visima, che appartiene a... non è esplorabile, ecco, mettiamola così, è un castello nilfgaardiano. Poi vabbè, Kaer Morhen, che è la città, cioè la regione più nascosta di sempre, che è il regno dei Witcher, che ormai è in decadenza, a differenza dello stadio originario in cui c'erano davvero tantissimi Witcher, ma che sono stati praticamente spazzati via completamente nel momento in cui sono stati scoperti dal mondo, e quindi hanno mandato un sacco di maghi, li hanno ucciso tutti, vabbè, sono rimasti intragati, ovvero Lambert, Vesemir, Eskel e Geralt praticamente, e vabbè, senza contare le maghe, che hanno il doppio gioco con la loggia, con l'impero, c'è cioè Nilfgaard e con i Witcher, quindi è un troiaio bestiale, perché è un mondo davvero troppo vivo cioè noi ne facciamo parte in qualità sì di protagonisti, ma ci rendiamo conto di essere immersi in qualcosa di totalmente più grosso, ok? Noi, tecnicamente, lavoriamo... cioè lo scopo di Geralt non è cambiare il mondo a livello delle grandi città e così, lo scopo di Geralt è una roba molto semplice, familiare, salvare Ciri, che è la sua figlia finta, su cui praticamente, la sua figlia adottiva, tra virgolette, per cui praticamente vive per lei, ha qualcosa per cui vivere, oltre che per Yennefer o chi per essa. Comunque, non ho finito ovviamente, c'era anche il Ducato di Toussaint, che è la regione del secondo DLC, che è una roba assurda. È praticamente la regione più bella che abbiamo visto in un videogioco, perché a parte le musiche, quello che si vede proprio un mondo vivo lì dentro, che è una roba assurda, cioè è un mondo virtuale, è un mondo parallelo con The Witcher, se parliamo sia di libri che di giochi. Cioè uno per 500 euro al mese vivrebbe in un'isola sperduta, con tutti i libri, con tutti i giochi di The Witcher, con tutte le espansioni, l'Xbox in 4K,
a giocarlo, ok? Uno per 500, io per 500 euro al mese lo farei. Cioè, perché è una roba assurda. Cioè, tu giri una via in cui non c'è un cazzo, c'è qualcosa. Cioè, è una roba incredibile, ok? Parliamo ora di come ho vissuto io la prima run. La prima run l'ho giocata, come vi ho detto, la cazzo. I primi due mesi ho giocato un po' poco, così. In ogni caso, la prima run l'ho giocata facendo soltanto i principali, sostanzialmente. Senza Gwent, senza secondarie, senza armature della Madonna, senza caccia al tesoro, senza contratti. Perché sentivo in urgenza appunto salvare l'obiettivo di Geralt, ovvero salvare, trovare Ciri, salvarla e proteggerla. È stato un qualcosa di allucinante, cioè tutta la prima metà del gioco a cercare Ciri. È una trama davvero figa, è davvero bella, ben narrata, ben posta artisticamente. È una figata, ok? E essendo la mia prima run e non conoscendo nulla dell'universo, l'ho fatta davvero soltanto puntando a quello. Poi ho iniziato a leggere i libri durante la prima run, li ho letti tutti e 8 praticamente, adesso sto finendo l'ultimo che è questo, mi mancano 100 pagine che vabbè è tanto uno spin-off, quindi ho in mente completamente la storia dei libri. La seconda run l'ho giocata in New Game Plus, perché c'è il New Game Plus, quindi giocate con il livello del personaggio della prima run, con tutte le armi, tutte le cose della prima run, eccetera eccetera. Ah, tra l'altro l'ho giocata senza DLC la prima run, ovvero quelli gratuiti che sono 16, che si mettono moveset nuovi, tantissime cose, quindi senza DLC. Finita la prima run ho giocato le espansioni, Hearthstone e Blood and Wine, poi ho fatto il New Game Plus dopo le prime due espansioni e sto finendo adesso la seconda run, ok? Giocando tutte le secondarie, quindi non l'ho ancora finito completamente, mi mancano ancora delle secondarie, soprattutto delle espansioni, perché le espansioni hanno tantissime secondarie, soprattutto Blood and Wine, che è come se fosse un'espansione vera e propria, cioè un gioco a parte. Quindi l'ho giocato con tutto il Gwent, cioè giocando Gwent con chiunque, anche con il primo stronzo che capitasse, con tutte le secondarie che si sono rivelate essere un qualcosa di magnifico, davvero magnifico. Cioè, dopo aver giocato le secondarie di The Witcher, le secondarie degli altri giochi proprio ti fanno cagare, ti fanno venire il volto a stomaco, ti fanno vomitare. Giocando appunto le espansioni, però non in ordine, ovvero non ho ancora finito nessuna delle tre espansioni, delle due espansioni, nemmeno la storia principale, perché voglio decidere io in che ordine finire, perché comunque ho un livello talmente alto che posso decidere in che ordine giocare. Mentre la prima run ovviamente vi consiglio di fare in ordine di uscita, ovvero gioco base, Heart of Stone e Blood and Wine. Se vi devo dire la verità, non so quale delle tre storie mi è piaciuta di più, di principali parlo, di tre rami principali, ovvero le due espansioni e la trama principale. Sono tre figate, ovviamente la trama principale è quella più mastodontica, ovvero più grossa, che riguarda temi più importanti. C'è la salvezza del mondo, cioè dal bianco gelo, dalla caccia selvaggia, appunto il titolo del gioco. Mentre le altre due sono robe un po' più personali, tra virgolette, che però comunque riguardano intere regioni, ok? Heart of Stone, ovvero il nord di Novigrad, cioè l'Ambra desolata del nord, mentre Blood and Wine, Tuisant, ovvero la città dell'amore, del vino, del sangue, dei vampiri probabilmente. Insomma, il paradiso, che però proprio paradiso non è nel momento in cui arriva Geralt, ovviamente, perché ovunque va Geralt succede il pandemonio, il finimondo. Cioè, o qualunque contratto li porti a termine, qualunque missione gli venga assegnata, commissionata, alla fine chi gliela commissiona, nonostante ottiene quello che vuole, gli dirà vattene, non tornare mai più. Cioè, è qualcosa di assurdo, perché Geralt è un personaggio davvero figo, davvero assurdo, che se vogliamo è il personaggio perfetto, l'uomo perfetto, anche se non ha sentimento, è sterile, eccetera, eccetera, ma vabbè, che fa sempre le cose giuste, tra virgolette, anche se non sa scegliere tra un male e l'altro, il male minore, che però appunto per questa perfezione morale, etica, eccetera eccetera, viene disprezzato completamente dalla gente, perché viene visto come un mostro. Effettivamente è un mostro, perché è un mutante, è appunto vittima continua di pregiudizi da parte della gente, ok? Perché effettivamente i Witcher non sono tutti buoni, mentre lui tecnicamente lo è. Ora, ovviamente non sto qui neanche a parlare dei cagacazzi che rompono, tipo, ah, ma la storia di questa secondaria doveva essere così perché secondo me è stata un po' forzata. Non me ne frega un cazzo, ovviamente, di questi minchioni, perché... Oppure anche altri minchioni che dicono, ma il combat system deve essere così, su Dark Souls è più bello. Allora, Dark Souls non c'entra un cazzo con The Witcher, perché qui stiamo giocando con Geralt di Rivia, ok? Non è...
non, anche se si muore tantissimo, io sono morto tantissimo, perché comunque nei GDR io non sono fortissimo, se proprio dovevo dirla tutta, anche se adesso conoscendo completamente The Witcher sono diventato molto bravo. Geralt non è nato per morire contro un Drowner, anche se all'inizio morivo sempre, perché la difficoltà di gioco è molto punitiva, cioè se fai qualcosa e lo fai sbagliato ti ammazzano, vabbè, bisogna usare la testa in questo gioco, per fortuna. Comunque, Geralt di Rivia non ha il destino di morire per un Drowner, come su Dark Souls, quei poveri disperati. Cioè siamo Geralt di Rivia, ovvero il Witcher più famoso della storia, cioè non moriamo contro uno stronzo. Il combat system, a parte che è fedelissimo al libro, a parte che è varissimo, è variegatissimo, a parte che è davvero bellissimo da vedere, almeno dal mio punto di vista, sarebbe bello avere una modalità in prima persona, però vabbè, chiedo troppo, spero in una remaster del tipo GTA 5 in prima persona, vabbè, lasciamo perdere. Ma secondo me, queste critiche che i mongoli di solito fanno, cioè, ma la storia di Dijkstra non doveva finire così. Allora, intanto, Geralt non si occupa di politica, lo dicono più volte in varie occasioni, anche nei libri, non ne sa un cazzo di politica. Lui viene coinvolto nelle cose senza volerlo, ok? Quindi, la politica ha un ramo parallelo a tutto il background del gioco, ok? Ed è un qualcosa che, come nella realtà, non puoi controllare. Ti può piacere o non piacere, non lo controlli, va bene? Non è... La politica è uno sfondo del gioco. Porca troia, che palle, però. Dicevo, la politica è un contorno, ok? È uno sfondo del mondo di gioco che... Uno dei tanti sfondi del mondo di gioco, perché ci sono davvero tutti i temi in questo gioco. Tutti i temi, ok? Tipo Life is Strange, vabbè. Ci sono davvero tutti i temi. La politica è uno sfondo, quindi il primo coglione che dice in questa secondaria deve andare così e così, allora fallo tu il gioco, vivi tu nel mondo delle fiabe, tra l'altro c'è il mondo delle fiabe in questo gioco, vabbè, lasciamo perdere, è un qualcosa di davvero perfetto, sublime per me, è un qualcosa di assurdo, non ho mai giocato così tanto un gioco single player, avrò più di 10 giorni di gioco, non sono neanche su Code 4 10 giorni di gioco, cazzo, e non ha il multiplayer. Se non Gwent The Witcher Game Card, che all'inizio avevo visto con astio, ma adesso ci sto giocando ed è davvero un qualcosa di ben fatto. Un qualcosa che va in parallelo col Gwent base, ok? Perché? Perché è fatto per l'online e per il sistema digitale. Ovvero, ha delle regole apposta per il mondo digitale. Non uscirà mai il gioco di carte fisico di quel tipo di Gwent. Al massimo uscirà questo, anzi è già uscito, però non in forma di massa, ovviamente, credo, almeno per ora. Cioè anche su Gwent c'è tutta una lore, non voglio parlare di lore perché mi sta sul cazzo quel termine, però anche su Gwent possiamo capire cose sui personaggi. La didascalia che hanno sotto, cioè la frase tra virgolette che direbbero, cioè il Gwent è come la politica, forse un po' più onesto, la frase di Dijkstra, che poi ne ha anche altre su The Witcher Game Card, perché le frasi non sono necessariamente sempre uguali. Se è questo che serve per salvare il mondo, allora è meglio che il mondo finisca, la frase di Geralt. Sai quando le fiabe iniziano a diventare vere, quando la gente inizia a crederci, quella di Siri. Tutte frasi anche all'interno di Gwent che ti fanno immergere ancora di più nella storia. È una figata, anche in Gwent possiamo capire di più dei personaggi. È un qualcosa di allucinante. E il multiplayer fatto sotto forma di Gwent per me è stata una genialata, perché un multiplayer fatto come quello di Dark Souls, per dire, o comunque sia un qualcosa di stupido tipo For Honor, sarebbe stata una stronzata pazzesca, no? Mentre con Gwent è un qualcosa di originale, ben fatto. Cioè Gwent è una missione secondaria di The Witcher praticamente, cioè non è una missione secondaria, è un minigioco secondario come il poker di Red Dead Redemption, per dire. Però è sin dall'inizio, ha avuto anche delle espansioni di Gwent nel gioco di The Witcher. Cioè è uscito il gioco di carte, fisico. È una roba assurda, hanno creato un gioco nel gioco davvero pazzesco, ai livelli di Magic, a livello di Yu-Gi-Oh! Cioè, è un qualcosa di allucinante. Gwent è un gioco pazzesco per me, ok? In entrambe le versioni, sia quella online che quella fisica cartacea o del gioco base. È un qualcosa di figa. Vabbè, non divaghiamo. In ogni caso, una delle cose che mi è piaciuta di più, per cui non ci speravo, sinceramente, è il fatto che comunque i libri sono praticamente la storia principale di... è la storia iniziale di come è nato Geralt, cioè l'inizio della storia di Geralt, e i giochi sono praticamente l'ultimo di questi qua, La Signora del Lago, ovvero la storia finale dei libri. The Witcher 1 riprende dove finisce La Signora del Lago, ovvero dove perde la memoria Geralt, e da qui inizia tutto un altro corso, ovvero The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, soprattutto The Witcher 3, perché The Witcher 1 e The Witcher 2, sebbene devo ancora giocare l'1, mentre il 2 l'ho giocato,
ovviamente non sono mastodontici quanto The Witcher 3. Quindi tecnicamente uno potrebbe anche fare libri più The Witcher 3 e The Witcher 1 e The Witcher 2 aspettare il reboot, perché obiettivamente giocare The Witcher 3 e poi giocare The Witcher 1 e il 2 è davvero una mazzata nei coglioni, perché hanno una grafica tecnica troppo brutta in confronto al 3. La storia non la metto in dubbio che è bellissima, ovviamente, però il 2 è ancora accettabile a livello di grafica, però l'1 e il 2 sono troppo indietro rispetto al 3, cioè si vede proprio che per il 3 hanno sborsato l'anima, mentre per i primi due anche hanno sborsato l'anima, ma senza i soldi, sostanzialmente. Vabbè, al di là di questo, chi se ne frega. Cioè, quello che vi stavo dicendo è che, a parte il background dei libri rispetto ai giochi, appunto che i giochi sono un sequel dei libri, quindi non è che leggete le cose che vedete poi nei giochi e quindi potete dire ah, ma nel libro è così, rompete i coglioni un po' come col Signore degli Anelli. No, non funziona così, perché sono storie unite. E la cosa fighissima è che gli sviluppatori sono sostanzialmente accorti da citare più volte i libri benissimo. C'è una coesione fra i libri e il mondo di gioco che sembra che li abbia scritti i giochi proprio Andrei Sapkowski, anche se lui non li ha autenticati al 100%. Comunque, c'è una coesione narrativa assurda, cioè ci sono delle situazioni che dici ah porca troia che figata, l'ho appena letto nel libro. È anche bello leggere e giocare in parallelo, anche se in realtà sarebbe figo fare tutto dall'inizio fino alla fine, però leggereste soltanto e giocherai soltanto a livello cronologico, mentre fare uno un po' l'altro è una roba assurda, perché comunque come non è che c'è un ordine vero e proprio. Sì, quello che vi ho detto io è quello cronologico, però come anche dice nel libro, anche nel gioco, così non c'è un vero inizio a questa storia, che era da 150 anni. Il mondo di gioco non si sa quanti anni ha, ne ha tantissimi. Il caricamento è un Uroboros che gira, che si cerca di mordere la coda, un ciclo infinito che si ripete. Non c'è un vero e proprio inizio e una fine in questo gioco, cioè tutto può essere preso singolarmente e farti capire tantissime cose. Quindi leggere e giocare insieme per me è stata una cosa davvero figa. Anche se obiettivamente è brutto, tipo giocare una cosa che cita una cosa del libro che non hai ancora letto. Però quando rigiocherò e rileggerò tutto, perché io li rileggerò di nuovo, mi sono piaciuti davvero tantissimo. Magari non da inizio a fine, ma sono i capitoli più fighi, non lo so, è un qualcosa di allucinante il mondo di The Witcher, perché tu puoi giocare a Gwent dal mattino alla sera, puoi giocare dal gioco dal mattino alla sera, puoi giocarti l'espansione dal mattino alla sera, puoi leggerti un libro completamente da inizio a fine, perché vuoi rileggerti un capitolo, i capitoli sono epici, come nel gioco, sono tutti una figata. Quindi è un mondo di gioco allucinante. Perché è superiore a tutti gli altri giochi oggettivamente? Perché questo qui è un universo di gioco, non c'è un altro gioco, forse Mass Effect, ma no. Neanche Mass Effect, perché comunque è una minchiata fantascientifica. Scusami Mass Effect, non volevo. Te lo giuro, non volevo. Però questo è un universo, è una vita parallela. Cioè, non so se mi spiego minimamente. Ora, non mi sono neanche... Ora, io mi ricordo che ho fatto un video contro The Witcher 3 all'inizio, perché appunto non mi diceva niente il gioco e leggevo cose brutte rispetto ai recensori che non capiscono un cazzo, ovviamente. Quindi mi scuso per quel video. Mi scuso ufficialmente per quel video, ok? Cioè, una volta che vi immergete in The Witcher 3, in Geralt di Rivia, nelle storie, in tutto, anche quando vi mettete a leggere, cazzo, i libri che trovate nel gioco, cioè i fogli che potete leggere, che vi fanno capire delle cose, è una roba, ossessiva, una droga. Cioè, la caratterizzazione dei personaggi del libro, che poi ritroviamo nei giochi, è micidiale. Non c'è una cosa che dico, cazzo, però nei giochi fa così e nei libri invece non l'avrebbe mai fatto. Cioè, adesso io non voglio, come al solito, fare paragoni libri-film, perché lo sapete, mi sta sul cazzo, lo odio. Se devo farlo, lo faccio per elogiare, non per rompere i coglioni, come fanno con l'Hobbit, con il Signore degli Anelli, con tutte le altre minchiate. Anche perché quelli sono esempi diversi. Per quanto si possa fare sempre il discorso tipo, beh, è una merda qui, però è una figata qui... Qui si tratta di storie complementari, al di là della storia dell'Uroboros, complementari. Non è come nel Signore degli Anelli che il libro corrisponde al film, e viceversa. Quindi se devo fare un paragone lo faccio per elogiare, come in questo caso, che è un qualcosa che ti fa godere. Comunque, parliamo un attimo della figura di Geralt. Ora, questo video qua uscirà di un'ora, ma è giusto così, no? La figura di Geralt è una figura pazzesca, è un ammazzamostri mai ben accolto dalla gente, sempre visto con occhi sinistri. Per i guai che porta. Ma è giusto in quello che fa, come vi ho detto, no? E lui, essenzialmente, come vi ho detto, lo fa per un... Tutto quello che fa nel gioco lo fa per un qualcosa di personale, che poi si ripercuote a livello mondiale, a livello dell'universo di gioco,
è un altro discorso. Questo si succede sia nei libri che nei giochi. Cioè lui si trova in mezzo. The Witcher 3 non è la storia di Geralt di Rivia. Geralt di Rivia in The Witcher 3 forse è di troppo. The Witcher 3 è la storia di Ciri, ovvero sua figlia adottiva che finalmente è grande, perché nei libri è una bambina. Cioè c'è nei libri, forse nel primo non c'è, vabbè. No, non c'è nel primo, a parte dal secondo in poi. È una bambina che ovviamente ha sangue ancestrale, la vogliono tutti ingravidare. Vabbè, è un casino. In The Witcher 3 finalmente è grande, e quindi anche la gente che dice i giochi sono un reboot dei libri, ma che cazzo dite? Vabbè, lasciamo perdere i minchioni che criticano su questa roba qua, perché non ha senso. Sia sulla critica del fatto del reboot, che il gioco è un reboot dei libri, sia che un reboot dei libri, ma siete seri? Questa roba qui io mi ci batto, perché dicono, alcuni ho letto, sono una storia riproposta nei videogiochi dei libri, ma dove? Ma che cazzo avete giocato? Cioè Ciri qui ha 20 anni nei giochi e nei libri ne ha 5. Nei libri ci sono dei nemici diversi, nei giochi ci sono dei nemici diversi. La Caccia Selvaggia è soltanto una leggenda nei libri, mentre qui appare realmente. Ma un reboot di cosa? Della vostra testa magari. Vabbè, andate a cagare, voi chi rompe il cazzo sul combat system, voi su chi dice che quella missione doveva essere così perché è meglio così, andate a fare in culo. Cioè, Geralt non salva il mondo perché vuole salvare il mondo, alla fine è sempre un mutante, cioè... è un ammazzamostri. Geralt salva il mondo perché salva Ciri, e Ciri ha il potere di salvare o di distruggere il mondo. Ciri è un sangue ancestrale, è un qualcosa di allucinante, so che sto spoilerando, ma effettivamente mi dispiace. Geralt prova amore anche se non si direbbe, prova anche emozioni, anche se contenutissime, non lo vedrete mai gridare, ridere a crepapelle, incazzarsi. E questa è una roba che uno dice all'inizio, beh, ma che palle. No, è un qualcosa di strafigo, perché comunque vuol dire che quando proverà emozioni è un qualcosa di allucinante. Voi quando vedrete gli occhi lucidi di Geralt direte porca troia, e direte altro che le minchiate. Volevo fare un esempio tratto dal libro, più o meno, adesso l'ho letto un anno fa, questo coso qua, quindi non è che me lo ricordo benissimo. Cioè, a un certo punto Geralt incontra una carovana in cui c'è moglie, marito e figlia presi sotto ostaggio da dei briganti, 6 o 7 briganti. Un esempio banalissimo, non spoilerà nulla, ok? I briganti minacciano la figlia di ucciderla se no, i due tipi non gli danno le cose della carovana. Arriva Geralt e i tizi, i genitori, lo implorano di salvarli, ok? Allora Geralt prende la spada, il rasoio, tira fuori il rasoio, sono dei rasoi le spade di Geralt, sono delle spade allucinanti. Cioè che tipo basta che le tocchi, tipo la spada di Boromir che tocca la spada di Elendil che si staglia il dito, vabbè. Lì taglia la testa a uno, distrugge l'altro, si inzuppa di sangue, li ammazza tutti. Prende la figlia, la ridà ai genitori, loro la prendono e scappano, perché sono stati disgustati da quello che hanno visto. Cioè hanno visto uno psicopatico che ammazza 6 persone, e però li ha salvati. E per questo che ho visto male Geralt, disprezzato la gente. Lui ha fatto quello che gli è stato richiesto, soltanto che l'ha fatto con troppa forza e troppa veemenza, che alla fine sembra passare nel torto, perché quelli lì alla fine sono terrorizzati, la bambina probabilmente non ricorderà altro per tutto il resto della vita, cioè questi qua che vengono tagliati a metà da Geralt, i genitori pure, però vabbè, non sono anziani. E quindi cosa succede? I briganti giustamente sono morti perché sono dei figli di puttana. Loro invece, che gli hanno richiesto questo, probabilmente lo vedono come un mostro, se ne vanno via, senza neanche ringraziarlo, e Geralt rimane lì da solo, disprezzato, stereotipato, da solo, rimettendo la spada nell'elsa, con un cuore infinito, semplicemente. Ecco perché è tutto grigio, perché Geralt effettivamente ammazza 6 così senza pietà. E quindi cosa bisogna fare? E questo ti fa ragionare, è una gran figata. Questo ovviamente è soltanto quello che ho fruito io per ora, perché continuerò a giocarci The Witcher 3, continuerò a giocare a Gwent, continuerò a leggere libri, perché mi ha appassionato davvero troppo, cioè mi ha appassionato troppo. Come chi gioca a Dark Souls 60 volte, io giocherò a The Witcher 3 5 volte, però, perché Dark Souls dura 10 ore, anzi 30 ore. The Witcher 3 è un universo, ok? Quindi non è paragonabile, per me non esiste neanche tipo Dark Souls è meglio di The Witcher, ok? Uno può dire io trovo più sfida in Dark Souls, quindi gioco Dark Souls, però uno può dire Dark Souls è più bello di The Witcher, cioè quello lì vabbè da mandare a fare in culo, perché The Witcher 3 è un universo di gioco. Può piacere o non piacere, perché magari uno dice beh, ma a me un fantasy non piace, oppure non ho tutto il tempo da dedicarci, non voglio dedicarci tutto questo tempo a un gioco. Benissimo, va benissimo, però non rompete i coglioni. Cioè sono i contratti, sono tipo una trentina, sono uno più bello dell'altro, per dire. Ed è praticamente il lavoro del Witcher, ovvero andare a uccidere i mostri. Perché qui ci sono le principali, le secondarie, le cacce del tesoro, i contratti, e basta, scusate se è poco. Cioè uno in questo universo ha
oltre al fatto che è un universo, non sa neanche da dove iniziare. Uno potrebbe dire, ma inizio da The Witcher 1, da The Witcher 2, da The Witcher 3, dai libri, inizio giocando con Gwent. Cosa faccio? Puoi fare quello che vuoi, e questo è il bello, l'Uroboros è questo. Ognuno fa quel cazzo che vuole all'interno di questo mondo di gioco. Certo, all'inizio è preferibile fare una roba cronologica sia su libri che coi giochi, ma uno fa quel cazzo che vuole, perché ogni missione, ogni pagina di libro ha qualcosa da insegnarti, ed è una roba davvero fighissima, trattano tutti i temi, cioè... È una vita parallela, ok? Lo possiamo dire, è una vita parallela. Se questo non è un capolavoro, ditemi voi quale cazzo è il capolavoro secondo voi. Fallout 4. Fallout 4. Horizon Zero Dawn. The Last of Us. Ma andate a fare in culo. Ma avete idea di cos'è questo gioco? L'avete idea o no? E la cosa bella è che la storia è vostra. Vi ho detto che potete fare milioni di scelte. Potete fare milioni di scelte. Non so se è chiaro. Milioni di scelte. Cioè voi quello che vi sentite fate. Ci sono milioni di finali, milioni di scelte. La storia è vostra. E io l'ho vissuta in prima persona, praticamente. Cioè, non potete vivere The Witcher 3 saltando i dialoghi, oppure dicendo, ma in... A parte che in inglese è l'unico caso in cui preferisco l'inglese all'italiano, perché non immagino la voce di Geralt in italiano, anche se so che uscirà la serie TV di Netflix di The Witcher e incrociamo davvero le dita. Speriamo che sia bellissima, eccetera, eccetera. Speriamo che mettano un doppiatore bellissimo a Geralt, perché sennò sei costretto davvero a vedere in inglese. Io sapete che sono contro le cose in inglese, però in questo caso mi ha caratterizzato talmente tanto che non posso vederlo in italiano, probabilmente. Comunque, perché la voce di Geralt è davvero qualcosa di unico, non esiste in italiano, come anche quella di altri personaggi. Vabbè, lasciamo perdere. Avalak, Emir Van Emerys, gli Jarl di Skellige, Triss, Yennefer, che... Cioè, ogni personaggio che vi sto nominando in questo momento, Ciri, Keira, Metz, che sono tutti ovviamente in Gwent, eccetera, eccetera, ogni personaggio meriterebbe mezz'ora di video, cioè, è un qualcosa di allucinante, dovete scoprirlo voi, e quindi, è per questo che non ci sono tanti spoiler in questo video, è un qualcosa di allucinante, è allucinante. Non potete vivere il gioco per i punteggi, per gli obiettivi, perché volete finirlo. The Witcher 3 lo potete vivere soltanto se lo volete vivere. Se non lo volete vivere, non ci giocate, non rompete i coglioni, giocate alle minchiate. Se giocate a questo gioco, dovete viverla in prima persona e vi cambierà sostanzialmente la visione sui giochi, probabilmente anche della vita, cioè non lo so, ok? Tutto sta nell'immedesimazione, nell'osservare i paesaggi, nel sentire delle righe di dialogo infinite, ma che poste nella giusta atmosfera te le fanno valorizzare 10 volte di più. Le musiche di The Witcher 3 sono allucinanti, le soundtrack. È tutto così perfetto. Allora, difetti non ne abbiamo, parlandoci chiaro. I caricamenti sì, sono lunghi, effettivamente te la fa pagare. Se morite c'è un caricamento di 3 ore, anche se vi ricarica nella stessa stanza. Ma è giusto così, ve la fa pagare. Vi rompete rompete il cazzo che non morite mai perché siete dei fenomeni. Quando morite ve la pagate, però ve la pagate. State 3 ore in caricamento. Ora siamo nelle battute finali, ovviamente. Spero di avervi trasmesso minimamente... Cioè, non so se avete capito cos'è questo gioco, sono 85.000 righe di dialogo. Soltanto nel gioco base, senza parlare dei libri, delle espansioni, di Gwent. Che tra quel che ho capito, tra l'altro in The Witcher Cardin, quando uscirà, ci sarà anche il single player. Vabbè, non ho idea di cosa sia. 140 km quadrati di mappa. Totale. 1500 personaggi unici. Oggetti infiniti, alchimia, unguenti, pozioni, bombe, armi, armature che cambiano in base al livello dell'armatura. Le potete tingere, potete potenziare le pozioni, le bombe, potete trovare gli schemi per creare cose nuove, potete commerciare di brutto con i mercanti. È un mondo vivissimo. Anche soltanto Vim e Vivaldi è un personaggio assurdo. Nelle espansioni l'asta di Borsodi che vi guadagnate due occhiali. È qualcosa di una figata assurda che c'è anche in questo libro qua, tra l'altro, le aste di Borsodi. Pal. Oggetti unici, le rune, i glifi, le armi incantate, la personalizzazione del proprio vigneto. Lasciamo perdere, ok? Allora, il mio consiglio è iniziate a giocare The Witcher 3, se vi appassiona, continuate a giocarlo. Se lo giocate completamente... Non saltate una regola di dialogo. Se vedete che vi immedesimate, lo giocate tutto, vi leggete tutti i libri, fate tutto quel cazzo che volete. Se invece lo volete giocare così alla cazzo, secondo me, giocate ad altro, va bene, giocate ad altro. Ok, potete giocarci, The Witcher 3 è bellissimo anche soltanto giocandoci 30 ore, facendoci il let's play. Cioè, non guardate il let's play, chi guarda il let's play è un figlio di puttana, ok?
chi guarda le sprede di youtuber di a parte chi lo fa seriamente come faceva Ciriola se non sbaglio, però mi sa che l'ha interrotta. A parte chi lo guarda seriamente, che fa tutte le secondarie, tutto, anche se perdete tutto perché dovete fare continuamente scelte, quindi se le fa lo youtuber è una merda. Però vabbè, voi dite, vabbè, mi voglio sapere cosa fa quello youtuber, vabbè, ci sta. Però chi guarda un let's play di qualche stronzo con 300.000 iscritti che ha fatto 40 episodi, anche questo video qua lo dovevo fare 2 anni fa, ma 2 anni fa non avevo letto i libri, non sapevo un cazzo, come facevo a farlo? Infatti ho fatto la stronzata di fare il video critica, vabbè. Cioè non guardate un cazzo di let's play di uno stronzo che fa 30 episodi e dice ho finito il gioco. Ho finito il gioco cosa? Hai finito di monetizzare, bastardo. Ok? Giocatelo e vivetelo, se avete voglia. Se non avete voglia, o cazzi vostri, fate quello che volete. In questo momento passiamo un attimo ai veri spoiler. Qual è il momento più emozionante per me? Ora è davvero spoiler, però. Però non voglio spoilerare completamente, ovvero non vi dico perché è successo questo, però il momento completamente triste della storia in cui Geralt e Ciri sono completamente tristi, le palle di neve. Le palle di neve. Le palle di neve. La cui scelta tra l'altro dipende dalla storia del mondo, tra l'altro, perché uno può scegliere di giocare o a palle di neve o andare a bere alcol. Io ho scelto palle di neve ed è la scelta giusta, mentre se avessi bevuto alcol, cosa assolutamente legittima, in un momento di lutto e di depressione, bere alcol è legittimo nel mondo di oggi. Invece no, giocare a palle di neve, pensare ad altro, pensare a divertirsi per non pensarci e pensare che il mondo comunque è bello, lo stesso, vi fa capire che anche una scelta del genere può cambiare la storia del mondo. Nel momento più emozionante e più geniale, come anche quando si incontra Ciri per la prima volta dopo 15 ore di gioco. Cosa mi ha fatto capire essenzialmente? Che per quanto il Witcher è coerente, per quanto è odiato, non compreso, eroico, amorevole, il proprio destino non dipende propriamente soltanto da noi. Dipende dalle scelte, cioè giocare a palle di neve o fare gli ubriaconi con l'alcol. Quali erano le scelte essenzialmente? Non sono scelte tipo andiamo a salvare il mondo oppure me ne sbatto il cazzo. No, sono scelte molto stupide se vogliamo. Neve anziché alcol. Vendetta anziché pianificazione. Uno dice, boh, la pianificazione è meglio. No, non per forza, può anche starci la vendetta in alcuni casi. Rabbia anziché calma. Geralt muore o vive in base a queste scelte, perché i finali sono assurdi, E non è che se... E ogni finale tra l'altro è bellissimo, non è se un finale di merda o meno. Certo, c'è quello più felice, quello più meno infelice. Ti fa capire che il destino finale è segnato, lo segue come un'ombra, Geralt. Come anche tutti noi, ovviamente, in maniera estesa. Possiamo solo lottare al massimo per presentarci alla fine, nel migliore dei modi, ovvero accompagnati da un lupo mannaro oppure da Yennefer, per dirvi. O da Triss. O da Ciri, o da Dandelion, cioè da Ranunculo dei libri, perché Ranunculo corrisponde a Dandelion nei libri, chi se ne frega, vabbè. Cioè, Geralt rimane da solo o in compagnia, a prescindere da quello che succede nel mondo, ma in base alle proprie azioni, è un qualcosa di assurdo. Cioè non un qualcosa di assurdo, è un qualcosa di bellissimo, che fa capire milioni di cose. Scelte per lo più che uno dice, vabbè, ci sta. Una scelta vale l'altra, no? Che invece vi fanno cambiare anche le piccolissime cose, vi fanno cambiare il corso del mondo. E il tutto dipende da voi. Nei giochi, nei libri, ovviamente la storia è scritta, non potete fare una scelta. E quindi è il punto in più dei libri. Cioè dei giochi, volevo dire. Io credo di aver fatto il finale più bello nella prima run di tutte le cose. Nella seconda run ho fatto qualche minchiata e me l'ha fatta pagare. In Heart of Stone in particolare. Perché il Signore degli Specchi, Gaudio Rodim, è un personaggio assurdo. La sua frase su Gwent è: ti dà tutto quello che desideri se glielo chiedi. Il problema è proprio quello, perché lui non si dimentica niente e te la fa pagare, ti richiede sempre qualcosa in cambio. Olgierd von Everek è un personaggio assurdo. Iris è un personaggio assurdo. Sono milioni di personaggi, per non parlare di Regis, per non parlare di Detlef, per non parlare della regina di Tuissant, per non parlare della sorella della regina di Tuissant, per non parlare di qualche testa di cazzo che ho trovato nel gioco. Cioè, è tutto davvero perfetto. Io non so se sono stato adeguato con questo video a rendere giustizia a un capolavoro del genere,
Vi posso dire che è il mio gioco preferito in assoluto, ma non perché... Sì, l'ho scelto anch'io che sia il mio gioco preferito, però a livello oggettivo questo è un gioco che smerda tutti gli altri. Uno certo può dire noioso, non mi prende, e non ci gioca però. Non ci giochi, non rompi il cazzo, tipo dicendo, ma l'ho giocato fino alla fine, però non mi diverti. Ah no, non ci giocavi. Vabbè, spero minimamente di essere stato adeguato, anche se è durato meno di un'ora questo video, probabilmente. Siccome io non farò altri video di questo tipo su The Witcher, perché lo trovo stupido, però potrei portarvi qualche missione, qualche partita di Gwent, The Witcher Card Game, se vi interessa, perché sono davvero bravo anche lì, cioè sono un nerd. Potrei sfidarvi a Gwent nella vita reale se avete le carte, oppure se volete venire a casa mia a giocare a Gwent con la musica di sottofondo dei bardi di Dandelion, dei bardi delle locande. Cioè qui si entra in una locanda la sera sotto la pioggia, quando Geralt dice looks like rain, che è la frase più stupida nel mondo della storia. Cioè vedi che piove e allora dici sembra che sta piovendo, oppure dici come on Roacher, come on now. Rutilia, un grande, un altro personaggio incredibile che sarebbe il cavallo di Geralt. Entri in una locanda e ti sembra realmente entrare in una locanda, cioè cazzo, vai in giro per le lande desolate e vedi il vento e la pioggia che fanno spostare gli alberi, il vento, trovi un orso che ti sbrana. Ragazzi, ma io vabbè avrò fatto un video assolutamente imperfetto e non adeguato sicuramente, per quanto mi sia impegnato, perché parlare in un'ora di un universo è come dire parlate in un'ora del mondo, ok? Anzi no, mettiamola in proporzione, ovviamente non è così esteso come il mondo vero The Witcher. Mettiamola in proporzione, come dire, parlate in tre ore della storia dell'uomo, del mondo, perché, ok, lo potete fare, ma non sarete mai adeguati, ok, dovete viverlo il mondo, se no non capite che cazzo, di cosa cazzo stiamo parlando. Parlate a un bambino che non ha mai visto un cazzo e spiegategli la roba. No, non lo potete capire in tre ore il mondo. In un'ora io non posso farvi capire quello che è tutto questo. Non posso farvelo capire. Spero soltanto di avervi dato delle tracce, di avervi fatto capire quanto è importante questo gioco, di avervi fatto capire, di avervi fatto venire voglia di comprarvi il gioco, cazzo. Io tra l'altro voglio comprarmi la collector perché non ho il disco fisico ed è una vergogna. Però mi ringrazio Dio che mi ha... o Geralt, chi mi ha mandato la copia gratis col codice, cioè l'1 euro. Perché chi l'ha fatto? Santo Geralt. Sant Geralt di Rivia, perché io da 3 anni che non gioco ad altro e non escono giochi da 3 anni. Quindi se non ci fosse stato The Witcher avrei smesso di giocare ai videogiochi. Vabbè, lasciamo perdere. Spero di avervi reso l'idea. Minimamente. Di avervi fatto venire voglia di giocare. E come vi ho detto non farò altri video così arancioni o verdi del tipo parliamo obiettivamente del gioco, delle cazzate. Cioè... non delle cazzate, perché è una roba che va vissuta, va tenuta nel cuore e va fatta propria. Come dire, il mio ragionamento sui film, cioè non è che se tutti guardano il film lo vedono alla mia stessa maniera. Per me ci sono delle cose che mi colpiscono, altre no. È un qualcosa che rimane nel proprio cuore. In particolare il gioco, perché fate le scelte, mentre i libri sono bellissimi, sono delle opere d'arte, quindi vabbè, vanno letti e basta. Ma anche lì, la mia pagina di libro 230 di questo libro qui l'ho letta con una mia visione, mi sono soffermato su altre cose, mentre qualcuno magari l'ha trovata noiosa e l'ha saltata, per dire. Quindi anche lì va vissuta in maniera diversa. Quindi è una storia che va tenuta proprio. Io ho provato a esternarvela e spero di esserci minimamente riuscito, o comunque sia spero di esservi tornato minimamente utile e interessante con questa mia argomentazione infinita. Io adesso continuerò a giocare The Witcher 3 perché devo ancora finire la seconda run, inizierò la terza run, rinizierò i libri, giocherò a Gwent dal mattino alla sera, sperando che Gwent The Witcher Card Game uscirà in maniera ufficiale, così almeno che non mi resettano le carte, non mi fanno incazzare, non fanno cambi di bilanciamento di carte, eccetera, eccetera. Spero nei reboot del The Witcher 1 e The Witcher 2, giocherò a Gwent nella vita vera con le carte fisiche, cioè è un qualcosa di allucinante. Come vi ho detto... ho toccato soltanto la crosta dell'iceberg con questo video di quello che è l'universo di The Witcher, quindi per qualsiasi dubbio, chiarimento, qualsiasi opinione che magari non ho toccato approfonditamente, se siete interessati a quello che ho detto, Vilge forse, Leo Bonart, qualsiasi cosa, perché ogni parola che si dice apre un mondo su questa roba qua che è qualcosa di allucinante. La possiamo discutere nei commenti, io questo video qua lo terrò davvero tipo in prima fila sul canale, tipo nella home del canale,
quindi passerò sempre tutto il tempo nei commenti, sperando ci sia qualcuno che è interessato. Se non c'è nessuno, beh, pazienza, dovrò scrivere meno, però risponderò davvero a tutti i commenti, alle vostre opinioni, a quello che volete. Se volete rompere il cazzo sul gioco, sapete che mi mando a fanculo, perché non ha senso, perché chi conosce a fondo l'universo dei giochi di The Witcher sa che non si può criticare davvero un cazzo. Al massimo potete dire: guarda, il fatto che non muoio mai, il fatto che non è difficile come Dark Souls non mi diverte, ok, è una vostra preferenza, fate quel cazzo che volete. Però qui, questo angolo qui, sotto questo video, in questi commenti, è un angolo per appassionati. Ovviamente ci saranno tantissimi spoiler nei commenti, quindi spoiler nei commenti. E io spero il medaglione sta vibrando in questo momento, troppo magico questo video, cazzo. Vabbè, Radovid sta lì incazzato, Filippa sta lì senza occhi. È un qualcosa a cui ci si affeziona anche, quindi è qualcosa di incredibile. Niente, io spero di... Niente, con questo direi che è tutto, ci vediamo nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di averlo montato bene, spero di averlo fatto con voglia nel montaggio, soprattutto perché qui ci ho messo davvero tutto me stesso. E se volete qualche partita di Gwent online contro di me, o comunque sia come video, oppure contro di me in video, ditemelo pure. Io sono contento di portarvelo e ci vediamo al prossimo video. Forse finalmente vi ho portato questo video, e credo comunque, adesso che ho finito di registrare, di essere soddisfatto di quello che ho detto. Che la via del lupo sia con voi, seguite la vostra via. Come dice anche il gioco, seguite la vostra via, perché la via è propria, cioè la fate propria, non è una via già scritta, già così e basta. Seguite bene la via del lupo e vivete questa esperienza come davvero un dono dell'ottava generazione di console che nessuno si aspettava. Io non me l'aspettavo. È il gioco più bello di sempre per me. Tra l'altro è anche il più premiato di sempre. E non pensavo che uscisse su una scatola come l'Xbox One. Non so come davvero hanno fatto. Non so come hanno fatto. Had a sword like this once myself, but this one's better. Much better. Let's try it out then.